Dottore, allora io ieri sera ho avuto un attimo 37,4, avevo già preso anche cortisone. Ma globalmente rispetto a 3 giorni fa ti senti meglio, giusto? Sì, decisamente meglio. Bene, ci sentiamo comunque tutti i giorni, ok Paola? Va bene. Chiamo uno dei miei Covid. Lavoravo tanto anche prima, però ovviamente 4 ore in più rispetto al normale, quindi anziché 8-9 ne faccio 12-13. Eccomi Marco. Dimmi la saturazione a riposo e la saturazione dopo il cammino di 6 minuti, Sergio. È sempre 96-97. Ok, perfetto. L'unica cosa che scaliamo è il cortisone. Passi a prenderne mezza compressa. Comunque è già un po' di giorni, quindi la fase super critica secondo me l'abbiamo passata, sai. Dall'1 marzo all'8 marzo, una settimana. Ho avuto 491 accessi. Settimana dopo 535 accessi. Possiamo tranquillamente arrivare a 600-650 contatti in una settimana. Che strumenti abbiamo oggi a disposizione per evitare il ricovero in ospedale? Purtroppo non c'è una terapia domiciliare che funzioni. E la cosa fondamentale è seguire il paziente, non farlo sentire solo e cercare di intercettare il momento in cui da sintomi moderati stanno per diventare sintomi gravi. Certo, se lo sentiamo una volta alla settimana è difficile intercettare il momento in cui il paziente peggiora. Sì, pronto? La giornata di Marco non conosce soste. Fra telefonate. Sì, attendi in linea, sei la terza in attesa. Visite in ambulatorio. Ti fa male? Sì. E consulti in videochiamata. Grazie, dottore. Ci sentiamo domani, ciao. E dove i medici di base non arrivano, ci sono i colleghi delle USCA. Sono le unità speciali di continuità assistenziale, sono nate con l'idea di andare a vedere i pazienti Covid per evitare che li vadano a vedere i medici di base o i medici di guardia medica che, in assenza di un'adeguata protezione, di un adeguato addestramento, potrebbero infettarsi, quindi dover rimanere a casa e lasciare dei pazienti senza assistenza. Prendiamo la macchina e partiamo per la prima visita. Io mi sto ancora specializzando per fare il medico di base. Questo è l'ultimo anno di specialità e poi quando potrò aprirò lo studio. Adesso... Com'è questa esperienza sul campo? È abbastanza tosta. Mano a mano che conosciamo la malattia è diverso. Adesso riusciamo un pochino di più a tenerli a casa rispetto all'inizio. Credi che lui necessiti di ospedale? Temo. Siamo nella fase sociale in cui le cose possono andare peggio. L'ambulanza serve a Bologna. Abbiamo un Covid positivo, è cosciente ma è astenico e dispnoico. Ha la febbre a 38, tosse sì, satura 91 e ha l'eco alla polmonite diffusa. La metà delle persone che visito quotidianamente spesso risultano instabili. Sono pazienti che poi possono peggiorare ulteriormente in maniera molto rapida. Meglio un invio in più piuttosto che rischiare di tenere a casa una persona che potrebbe peggiorare. Per me la visita è buona. Io comunque adesso chiamerò il suo medico e le informerò dell'esito della visita e di come monitorarlo. Quindi cortisone? Al momento non lo ritengo indicato. Sicuramente la cosa che non bisogna fare è utilizzarlo prima di 7 giorni dall'inizio dei sintomi, perché siamo nella fase di replicazione virale e non nella fase infiammatoria della malattia e quindi si rischia di fare più danno che beneficio. Nella seconda fase, dai 7 giorni in avanti, dai 5-7 giorni in avanti, abbiamo una fase infiammatoria, che è quella fase che poi porta i pazienti al ricovero o, in casi severi, alla terapia intensiva. Il suo medico di base la sta seguendo questi giorni? Sì, tutti i giorni ci sentiamo più volte al giorno. Queste linee chiare sono segno che c'è un po' di liquido dentro il polmone e quindi c'è un verosimile coinvolgimento polmonare da Covid. Io sono infermiera. Infermiera e medici delle USCA. Esatto, sì. Veniamo qui in hotel Covid. Andiamo di corsa, nel senso che arrivano sempre tanti ingressi. L'ambulanza arriva, te ne scarica giù tre, poi arriva, te ne scarica giù tre, poi arriva sempre così, quindi... Siete giovanissimi voi, eh? Sì. Io ho 24 anni. 24. Sì. 26. 29. Al momento la febbre non ce l'ha. Sì. L'ha provata anche lei? L'ho provata 10 minuti fa, era 37,5.
92 di saturazione. Quando c'è una desaturazione importante allo sforzo o comunque a riposo, c'è una dispnea, quindi una fatica a respirare, attiviamo il 118 per degli approfondimenti in ospedale. Quanto restano anche al massimo i pazienti qua dentro? Adesso col fatto che bisogna aspettare la negatività, ci possono essere stare anche due mesi, tre mesi qua dentro. Noi alla fine siamo le uniche persone che entriamo nelle loro stanze, che siamo con loro. Diciamo la verità, questa è la nostra famiglia alla fine. Sono le 7:10 e l'ultima visita per oggi. Dalle 7:30 di stamattina direi che ho dato. Se continua ancora per molto di questa gravità, prima o poi qualcuno di noi cede. Non siamo dei supereroi, siamo mortali, abbiamo famiglia, abbiamo le nostre preoccupazioni, e stiamo già dando tutto e non possiamo andare avanti per troppo tempo così.